A distanza di quasi 6 anni da Ultimate Marvel vs Capcom 3, l'improbabile quanto esaltante fusione dei brand dei due colossi ci riprova. Dopo Injustice 2, Tekken 7 e ARMS arriva infatti un nuovo picchiaduro in questo ricco 2017 che prende il nome di Marvel vs Capcom Infinite, che riunisce ancora una volta gli eroi della casa delle idee e della casa giapponese sotto lo stesso tetto. Il risultato è un validissimo picchiaduro a incontri in due dimensioni, anche se alcune pecche da sempre presenti nella serie rimangono. Ve ne parlo oggi nella nostra recensione di Marvel vs Capcom Infinite. Tanta guagna per tutti ragazzi, io prima di continuare questa recensione vi avverto che ho provato la versione PC che ci è stata gentilmente fornita da Halifax Italia, ve ne parlo, ascoltate tutta la recensione e poi fatemi sapere cosa ne pensate e in caso se volete anche qualche video particolare sul gioco. Spinti dall'insaziabile successo di Disney e Marvel Studios con l'universo cinematografico, i creatori della nuova incarnazione di Marvel vs Capcom hanno optato per introdurre elementi di disturbo dell'azione che richiamassero oggetti ormai famosi a tutti, le gemme dell'infinito. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come mai questi potentissimi oggetti stiano scombussolando non una, ma ben due dimensioni. Scrolliamoci subito di dosso la storia, per ovvi motivi. Ultron, nemesi degli Avengers, e Sigma, nemico giurato di Mega Man X, si incontrano un bel giorno e decidono che la vita organica ha stufato. Essendo due entità robotiche, le quali specialmente Ultron hanno spesso cercato di porre fine alla vita in ogni sua forma, i villain decidono di fondersi nel potente Ultron Sigma e di scatenare le gemme dell'infinito per creare un nuovo universo e dominarlo in lungo e in largo. Chi se ne frega se questo porterà morte e distruzione? In fondo era proprio questo lo scopo dei due, o meglio dell'entità che ora costituiscono. I supereroi Marvel, tra i quali troviamo i principali membri fondatori degli Avengers, ma anche alcuni Guardiani della Galassia e altri ancora, e le icone Capcom, tra cui Chris Redfield, Ryu e Sir Arthur, sono dunque costretti a unire le proprie forze per fronteggiare la minaccia, anche a costo di richiamare un vecchio nemico per portarlo dalla propria parte. Thanos, che già nel 1995 in Marvel Super Heroes causò parecchi problemi sempre grazie alle gemme dell'infinito. La storia, in questi picchiaduro non ne sono generalmente affetti, non brilla certamente né per originalità né per scrittura, fatta di breve cutscene esplicative tra uno scontro e un altro, condite di un umorismo tipico di fumetti e film Marvel, la storia riesce sì ad amalgamare due universi così differenti, ma anche a non lasciare alcun tipo di rimpianto al suo termine, cosa che arriverà dopo poco meno di 4 ore di gioco necessaria a terminarla, comunque un buon tempo. 4 ore di gioco delle quali la prima ora funge sostanzialmente da presentazione del roster e tutorial per apprendere i nuovi comandi. Da segnalare anche la presenza nei filmati di gioco di alcuni personaggi che attualmente non sono presenti nel gioco, alcuni di questi però arriveranno sicuramente come DLC, come ad esempio Pantera Nera e Sigma, che saranno disponibili dal 17 ottobre. Le dinamiche di un combattimento in Marvel vs Capcom Infinite si sono leggermente evolute dal suo predecessore, riproponendo alcuni elementi classici dal passato della serie, ma introducendo anche nuove meccaniche strategicamente importanti. La squadra di combattimento sarà ora composta da due personaggi, intercambiabili in qualsiasi momento durante lo scontro con il semplice utilizzo di un tasto apposito. Non dovremo dunque più scegliere in quale ordine far entrare in gioco i combattenti, come nel terzo capitolo, ma dovremo invece fare bene attenzione a quali oggetti extra selezionare per cercare di arrivare alla vittoria. Nel momento in cui scegliamo i due personaggi, infatti, dovremo anche scegliere quale gemma dell'infinito utilizzare nello scontro. Sono in totale 6 e ognuna possiede poteri e abilità molto differenti, le quali devono essere testate da ognuno di voi per capire quale si adatta meglio al vostro stile. La gemma dello spazio, ad esempio, permette di far avvicinare a sé il nemico con una scarica di energia. La gemma del potere, invece, scaraventa il nemico contro la parete opposta dell'area di scontro. Le capacità che offrono le gemme dell'infinito si suddividono in due rami, Infinity Surge e Infinity Storm. La seconda è notevolmente più potente e può essere utilizzata solamente una volta riempito il cerchio in basso a sinistra sullo schermo, cosa che viene fatta utilizzando l'attacco Infinity Surge più volte. Come detto in precedenza, ogni gemma ha i suoi attacchi Surge e Storm particolari che concettualmente aderiscono ai vari significati di tempo, spazio, realtà e così via per ogni gemma. Immancabile anche l'Hyper Combo, una meccanica di comeback che
permette di diventare sostanzialmente invincibili per alcuni istanti e impedire la nostra morte ormai prossima. Attivandola però si costringe l'avversario praticamente a chiudersi in difesa e a parare sperando di non subire troppi colpi. Cerchiamo ora di analizzare il gameplay di base del picchiaduro, che si è avvicinato per certi versi a meccaniche moderne introdotte ad esempio in Injustice 2, ma che non disdegna un certo interesse verso gli hardcore gamer del genere. Accessibile anche ai cosiddetti button smashers, e io ne sono uno, ma anche molto profondo, in Marvel vs. Capcom Infinite ogni personaggio è dotato delle classiche mosse di ogni piccatura, i quali vanno poi connesse alle meccaniche già spiegate del cambio in tempo reale del personaggio e delle gemme. Le combo sono state generalmente ridotte a favore di approcci più diretti che consentono all'avversario di riprendere forze in minor tempo. Ma questo non significa che il giocatore non voglia decidere di provare la sorte con qualche immancabile colpo speciale. In generale è un ottimo sistema di combattimento che coniuga passato e presente e che è praticamente ottimale sia per chi non ha molta dimestichezza con i picchiaduro sia per chi fa di questo genere la sua ragione di vita. A questo si aggiungono meccaniche più complesse, soprattutto nel caso in cui andiamo ad utilizzare personaggi in grado di volare come Iron Man, che possiedono una rosa di mosse più ampia da gestire e quindi da imparare a padroneggiare. Insieme alla storia il menu di gioco propone anche allenamento, missioni e battaglie, un 2 contro 2 in locale oppure anche online. Presente anche la voce collezioni, dalla quale potrete ad esempio rivedere le sequenze cinematiche della storia e alcuni extra da sbloccare giocando. Soddisfacendo il combat system, come abbiamo spiegato in precedenza, ma un'altra nota dolente arriva dal comparto tecnico. Audio e colonna sonora sono appropriati e congeniali, ci sono piaciuti, ma lo stesso non si può dire del mero aspetto visivo. I colori, che in questa serie sono sempre stati molto accesi, risultano quasi sfocati, come se ci fosse un filtro opaco che è stato applicato tutto il gioco. La telecamera ha fatto passi avanti rispetto ai problemi visti in Marvel vs. Capcom 3. Gli scenari di gioco, solamente 10, non risultano tutti sullo stesso piano. Mentre alcuni come Ixguard risultano ispirati e molto scenici, altri come la Torre degli Avengers sono anonimi e dimenticabili. Un appunto positivo anche sul frame rate, che durante la mia prova è rimasto solitamente fisso sui 60 frame anche con un hardware assolutamente non particolarmente performante. Buono il comparto delle animazioni, ma adesso voglio fare una considerazione sulla realizzazione dei personaggi e sul roster in generale. I vari combattenti presentano un design che è stato abbastanza criticato, tuttavia devo ammettere che dovendo connettere universi così differenti reputo assolutamente ottima l'idea di Capcom di uniformare gli stili. La grossa critica che voglio muovere invece riguardo al roster: 30 rappresentanti divisi equamente tra le due fazioni sono tanti, sono un buon numero, anche se difficilmente vi capiterà di utilizzarli a rotazione tutti, ma vi legherete ovviamente a qualche eroe piuttosto che a un altro, ma voglio segnalare assenze gravi specialmente nel, diciamo, team Marvel su tutti gli X-Men come Wolverine e Ciclope, che sono stati soppiantati da personaggi come Stephen Strange, Rocket Raccoon e Gamora. E ad esempio Wolverine e Ciclope sono sempre stati presenti in tutta la serie sin dai primissimi giochi. In questo caso non nego che il mio pensiero sia andato ai famosi diritti cinematografici che stanno impedendo alla Disney di realizzare film con gli X-Men o ad esempio i Fantastici 4, e quindi abbiano deciso di epurarli anche dai videogiochi. Non vi posso parlare purtroppo del comparto multiplayer su PC perché in questi giorni ho dei problemi giganteschi con la mia connessione. Leggendo in rete vi posso dire che, leggendo sia recensioni, grandi testate ma anche commenti degli utenti, i server non sembrano afflitti da alcun problema e anzi il gioco risulta molto piacevole. Sistemerò la recensione che trovate in descrizione una volta che riuscirò a giocarci. Dopo il mezzo disastro targato sempre Capcom di Street Fighter V lo scorso anno, uscito con modalità mancanti e un multiplayer imbarazzante, Marvel vs. Capcom Infinite rende parzialmente giustizia al genere dei picchiaduro. Sistema di combattimento rivisitato, proponendo una formula innovativa e forse semplificata per i neofiti, ma senza disdegnare l'attenzione ai più esperti, puntando forse ad un futuro nel competitive. Le note dolenti arrivano, come detto, dal comparto tecnico, inadatto secondo me ad un videogioco di questo calibro e di questo prezzo nel 2017, e dal roster, dal quale mancano alcuni personaggi da sempre presenti nel franchise. E niente ragazzi, questa era la mia recensione di Marvel vs. Capcom Infinite, la nostra recensione. Io vi ricordo di scrivermi nei commenti intanto se lo state giocando o come l'avete trovato. Se volete anche qualche video particolare, non gameplay, perché non sono assolutamente adatto per portarvi dei gameplay, soprattutto su questo gioco, anche perché sono abbastanza nabbo. Comunque niente, ecco, fatemi sapere nei commenti. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.